La Basilica di Santa Maria Nuova è il più importante edificio religioso della città. Viene edificato per volontà della Confraternita di Santa Maria della Misericordia, a partire dal 1365. Inizialmente è dedicata alla Beata Vergine della Misericordia, ma nel 1388 muta il nome in Santa Maria Nascente, in omaggio a Gian Maria, figlio di Gian Galeazzo e Caterina Visconti, nato nel castello del Borgo e qui battezzato. L'edificio, eretto in stile gotico lombardo, segue all'interno la tradizionale suddivisione in tre navate, ognuna di tre campate, inizialmente sorrette da colonne di cotto sorreggianti archi acuti. Nel marzo 2002, Don Paolo Masperi, parroco di Santa Maria Nuova, dà inizio ai lavori di restauro della Basilica. Annalisa Mereghetti, architetto, è il progettista e il direttore dei lavori, mentre direttore del restauro è Giacomo Luzzana. L'obiettivo del progetto prioritario e completare l'opera di valorizzazione del complesso basilicale, iniziato con il restauro del quadriportico 1987-1990 e della Cappella della Dolorata 1994. Il restauro inizia dal campanile, che manifesta fenomeni di coesione dei laterizi e delle fasce decorative in cotto. I solai lignei al suo interno sono completamente fatiscenti. Risulta necessario anche un intervento all'impianto campanario per la pessima condizione degli isolatori in legno, dei contrappesi e dei perni. Il fenomeno più evidente di degrado è costituito dal distacco dell'intonaco con la perdita della decorazione pittorica. L'impianto elettrico è insufficiente e superato dal punto di vista normativo. L'impianto di riscaldamento ad aria calda produce depositi carboniosi, dannosi per l'uomo, che hanno ormai ricoperto, annerendole, tutte le superfici interne, l'apparato decorativo e pittorico, le tele e gli arredi della basilica. L'obiettivo del restauro è il rispetto delle finalità conservative del monumento, fermando il degrado in atto, recuperando
tutti quegli elementi che costituiscono il patrimonio consolidato di storia e di arte della Basilica. Prevede inoltre la restituzione armoniosa della fisonomia dell'ambiente, unificando nella predominanza dell'assetto conferitogli fra 700 e 800. L'intervento intende giungere al massimo livello di recupero possibile e dalla restituzione di una visione articolata che renda però armonica la lettura dell'insieme. Strato di lavabile, operazione resa necessaria dall'impossibilità di fare riaderire queste tinte alla superficie sottostante, realizzato mediante spatoline, bisturi ed impacchi di alcol nelle zone decorate. Lavori di restauro di Santa Maria Nuova, anche la ex Casa Ferrari è in fase di ristrutturazione per ospitare poi il centro pastorale Mater Misericordie, destinato a luogo di incontri parrocchiali, ma anche centro di promozione culturale. Della festa della famiglia, Don Paolo Masperi, prevosto di Santa Maria Nuova, accoglie con gioia il suo arcivescovo cardinale Dionigi Tettamanzi, dandogli il benvenuto a nome di tutta la grande famiglia parrocchiale. Festa dunque, in particolare l'incontro emozionante con i ragazzi degli oratori, con i loro palloncini multicolori, che poi libereranno nell'aria in segno di gioia verso destinazioni lontane. Thank you.
la cerimonia religiosa, l'incontro festoso con i parrocchiani ed un breve incontro con le associazioni cattoliche presenti. All'esterno della basilica i lavori continuano con la posa dei tubi di scarico dell'acqua piovana. Terminati i lavori di consolidamento del campanile, si procede ora alla sostituzione di un pesante bilanciere della più grande e pesante campana presente, in quanto l'usura del tempo lo ha reso precario e pericoloso. Si procede sull'impianto elettrico obsoleto per metterlo a norma di legge. Si opera ora per la rimozione delle polveri grasse e particelle carboniose. Sotto l'apparato decorativo ottocentesco rimangono tracce di tinte prive di decorazioni, realizzate durante la costruzione della volta. Anche le vetrate hanno necessità di una pulitura straordinaria. Thank you.
Nel futuro centro culturale Mater Misericordie, i lavori procedono secondo i tempi prestabiliti. Il termine dei lavori conservativi è ormai vicino. Le brave restauratrici sono ormai alle fasi finali, lassù, in alto della volta basilicale, lavorano con precisione e pazienza con bisturi, cotone ed alcol. Anche all'esterno del complesso parrocchiale i lavori di ristrutturazione si stanno ultimando. Il restauro della navata centrale è terminato. Ora si presenta a noi tutti nel suo massimo splendore. Positivo è il giudizio di tutti i parrocchiani e dei numerosi estimatori d'arte. Si mette mano ora al restauro delle campate laterali con le relative cappelle. Aver posizionato il nuovo riscaldamento a pannelli radianti sotto il pavimento, si riveste il tutto con marmi, rendendo armonioso nel suo insieme l'accostamento del nuovo pavimento con il restauro in atto. Oggi, 30 novembre 2003, giorno dell'inaugurazione del centro pastorale Mater Misericordie. Presente alla cerimonia il presidente regionale Roberto Formigoni, il parroco Don Paolo Maspere riceve il cardinale Attilio Nicora, che benedirà la nuova struttura parrocchiale. Sono presenti inoltre alla festa anche numerosi ragazzi degli oratori con i loro palloncini multicolore come simboli di fraternità e di gioia.
si avvia verso la cerimonia ufficiale, alla presenza del sindaco, dottor Alberto Fossati, e da numerose autorità civili e religiose. Dopo la benedizione di rito e i discorsi ufficiali, si conclude la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro, tra gli applausi del numeroso pubblico presente. Sarà ricordato dai posteri il 3 ottobre 2004 per la visita pastorale del cardinale Dionigi Tettamanzi per inaugurare la riconsegna alla città della Basilica Minore Romana di Santa Maria Nuova, un avvenimento storico. Ad accoglierlo sul sagrato Monsignor Paolo Masperi e migliaia di abbiatensi, felici di vedersi restituire la chiesa, che è il cuore della parrocchia e il monumento più importante della città, più solida e splendente. Una bellezza con l'augurio che la fede di ciascuno possa maturare in questa chiesa e possa esprimere la sua bellezza nei gesti e nella testimonianza quotidiana. Thank you.
chiesa gremita l'inverosibile durante la Santa Messa solenne concelebrata da molti sacerdoti della città. Alla presenza dei rappresentanti politici e di tutte le realtà cittadine, ma soprattutto dai moltissimi ragazzi che al termine hanno sorpreso l'arcivescovo srotolando teli diversi con orme colorate per testimoniare il desiderio di un cammino di unità e pace nel mondo. La festa termina con il saluto dei bambini al cardinale nel quadriportico, il rinfresco, la banda, il piacere di stare insieme della comunità radunata intorno alla sua chiesa, divenuta più bella e accogliente. Dal 1990 ad oggi è stato un susseguirsi di restauri ed inaugurazioni nel quadrilatero compreso tra la via Binaghi, via Misericordia, via Piatti e via Borsani, dove era chiuso il fulcro parrocchiale di Santa Maria. Si è incominciato dal quadriportico nel 1990 alla Cappella della Madonna Dolorata nel 1994, dal Centro Culturale Mater Misericordie nel 2003 alla grandiosità del restauro della Basilica di Santa Maria Nuova.
entriamo all'interno della basilica ad ammirare l'opera restauratrice terminata e restituita in tutta la sua bellezza al culto degli abbiatensi, fortemente legati a questa parrocchia, maggiore centro spirituale e culturale della città. Grazie di cuore a Don Paolo Masperi, che ha saputo coraggiosamente portare a termine questa meravigliosa opera, e da tutti gli abbiatensi che hanno tenacemente sostenuto economicamente il realizzarsi di questo sogno.